bene, devo fare i complimenti alla mia squadra, perché abbiamo giocato una partita solidissima, di grande spessore, sia da un punto di vista, mentale, perché abbiamo avuto la capacità di rimanere in partita, ricucire ogni momento difficile, anche quando, come era prevedibile dopo la scossa del cambio d'allenatore, i giocatori esperti come Voskule e Maresca hanno preso la squadra in mano. Quindi solidi mentalmente, solidi difensivamente, perché abbiamo giocato comunque alcune azioni importanti in maniera eccellente, e in attacco siamo stati continui, prolifici, tranne rari blackout. Quindi complimenti alla mia squadra, perché abbiamo giocato una partita veramente gagliarda, concreta. L'avevamo già dimostrato anche in precedenti occasioni, vincendo a Barcellona e perdendo dopo un supplementare a Rieti. Oggi anche gli episodi ci hanno girato a favore e abbiamo vinto il supplementare a Roma. Ecco. In particolare mi fa piacere, uno, sottolineare la partita di Daniele Sandri, giocatore che conoscete bene, che ha giocato una partita eccellente, di alto livello, perché da un lato ha marcato Voskule, facendo il suo, provando a limitarlo, lavorando per limitarlo per 40 minuti, e dall'altra parte in attacco ha avuto percentuali di alto profilo come il 6 su 8 da 3. Quindi ha giocato una partita concreta su entrambi i lati del campo. Poi mi fa piacere sottolineare la leadership di Robert Fu, che è uno dei migliori playmaker italiani della categoria, giocatore che può giocare anche al piano superiore e che ha preso in mano la squadra come leadership. E mi piace sottolineare il rientro di Daniel Donzelli, che ha giocato alcuni minuti il supplementare, che è un giocatore del 96, uno dei giocatori italiani più talentuosi che ho il piacere di allenare, che è rientrato dopo 8 mesi di inattività, ha fatto questa settimana i suoi primi 3 allenamenti agonistici, ci ha dato una mano, mi fa piacere per lui perché ha sofferto tanto per queste problematiche fisiche, e iniziare la sua prima partita dopo 3 allenamenti a Roma in questo modo è un inizio di fiducia ed è anche una bella notizia per il basket italiano. Adesso attendiamo il rientro di Vencato, che noi stiamo giocando dalla prima giornata senza il nostro cambio del playmaker, giocatore della Nazionale Under 20, che spero possa aggregarsi al gruppo la prossima settimana. Domande per il coach? Scusa Alessandro, è proprio andata come tu ti aspettavi, o probabilmente Roma ha tirato fuori forse un po' più di carattere o di grinta rispetto alle precedenti gare? No, è andata esattamente come mi aspettavo, proprio perché mi aspettavo una Roma più aggressiva, che cambiava, ero certo che Attilio avrebbe cambiato tutta l'organizzazione, attacco, difesa, ed ero certo che avrebbe messo le chiavi della leadership nelle mani di Voskule. Ero certo di questo, infatti è stato molto più coinvolto, ha giocato una partita di spessore. E punto numero 2, Maresca, è stato in campo dal quintetto, ha preso l'avversario più pericoloso ed è stato più presente in attacco. Quindi mi aspettavo questa Roma, proprio per questo abbiamo giocato, sottolineo i meriti dei miei, perché proprio grazie al cambio del coach ha rivitalizzato Voskule, ha rivitalizzato Maresca. Vincere la Roma oggi per me è stata una partita, per me è un'impresa di alto profilo. Per questo all'inizio ho esordito con i complimenti ai miei giocatori.